serata particolare, una serata sicuramente non consueta per le nostre zone, ma che in realtà riporta l'anticarte, il canto, il bel canto del nostro teatro qui al Teatro Eschilo. Devo dire che sono venuti a trovarci dei cantanti di primo ordine, vengono da tutto il mondo con l'orchestra dal vivo. Beh, una serata molto, molto particolare. È cominciato l'estate a Gela, è stata il via a tutte le manifestazioni che continueranno per tutto il mese, oltre al mese di luglio, ma anche agosto e settembre. Siamo molto contenti di aver portato queste due opere bellissime, Gianni Schicchi e Surangelica, alla città di Gela. È stata un'esperienza piena di entusiasmo e i ragazzi erano carichi di questa emozione che porta questa musica, e siamo contenti che il pubblico l'ha gradito. Il pubblico di Gela, come i pubblici siciliani, hanno una tradizione grandissima per quanto riguarda l'opera. Siamo contenti di riportare ancora questo nostro patrimonio alle città della Sicilia. L'abbiamo sempre trovato molto caloroso il pubblico di Gela, anche l'anno scorso quando siamo venuti, e ci siamo promessi che avremmo portato un'opera intera, orchestra, scene, e ci siamo riusciti. Siamo contenti della collaborazione del comune. Intraprendere questo tipo di arte richiede tantissimo studio, molto accurato, sia di musica che di lingua, da cultura italiana, e quindi ecco perché portiamo anche i ragazzi che vengono alla nostra master in Italia, così possono essere immersi in questa cultura e perfezionare la lingua e capire un po' di più da dove è nata l'opera.